Raga, io ero qui intenzionato a fare il video recensione sul fumetto di Kalia che sto rimandando da 2 settimane ormai, ma è uscito il trailer, il secondo trailer di Ghostbusters Frozen Empire, così velocissimamente, cioè guardate, manco mi sono agghindato per l'occasione, non ho vestiti di Ghostbusters. Sì, ho dei Ghostbusters in mano, ma quello perché li ho sempre in mano, cioè sono circondato da cose dei Ghostbusters. Quindi, bando alle ciance, facciamo una reaction non a caldo perché con i social network oggi è impossibile essere ignari delle cose, quindi ho già visto i trailer, parlo al plurale perché adesso vi spiego, e quindi però li rivediamo insieme, magari cerchiamo di capire qualcosa di più del film. Ammetto che se si sta un po' attenti si rischia di capire tutta la trama del film, che è un po' il difetto dei trailer moderni, tranne quelli della Disney che riescono ancora un pochino a nasconderci i vari Andrew Garfield. Perché ho detto trailer al plurale? Perché è uscito un trailer internazionale, che guarderemo, ma è uscito anche, non so come definirlo, loro lo chiamano un trailer nazionale, dove appunto, che hanno distribuito per l'America, che prende qualcosina del trailer internazionale, però ci sono delle cose inedite. E tra tutti c'è un personaggio che sono molto felice che sia tornato. Vediamo insieme e spiega anche molte cose, molti dubbi, che mi ero posto nella reaction al primo trailer. Ma lo guardiamo insieme e cerchiamo di capire. I've been waiting 40 years for this. They called themselves Ghostbusters. According to these hacks, they saved the world. No eyewitnesses. And who is found to carry the torch? Descendants of Egon Spengler. You have a miner hanging out the side of a Oh, moving finalmente vehicle, qualcuno che lo firing a dice. laser gun indiscriminately. There's a proton pack. It's completely safe. I wouldn't say completely safe. The Ghostbusters are finished. Overruled. Sustained. Thank you. You the weird guy who buys strange old things? Ah, faccio piccola pausa. È tornato Walter Peck, il villain terreno del primo Ghostbusters. Dico villain terreno perché appunto era la parte burocratica, no? Che si metteva contro il paranormale, la parte razionale che non accettava il paranormale e faceva di tutto per mettere i bastoni tra le ruote appunto ai Ghostbusters che invece cercavano di salvare il mondo. Pensate che l'attore non ha voluto tornare per il secondo film nell'89 perché era talmente odiato dai fan che non voleva ricevere questo tipo di odio. Pensate un po' quanto aveva interpretato bene il ruolo di persona fastidiosa. Però gli anni sono passati ed è tornato a interpretare il suo ruolo. Ha una scrivania molto importante, credo sostituisca anche un po' il ruolo ufficiale del sindaco, dal momento che l'attore che ha interpretato il sindaco nei primi due film. Innanzitutto è venuto a mancare e poi va da sé che dopo 40 anni non ci sia lo stesso sindaco a New York. Per quanto riguarda appunto Walter Peck, invece appunto ha una scrivania molto importante, sicuramente l'avrà già avuta anche nell'84 quando aveva il ruolo della protezione dell'ambiente. Però mi piace pensare che sia cresciuto, che abbia fatto carriera e ricopra lo stesso ruolo che ricopre nei fumetti della IDW, ovvero una sorta di liaison tra il comune e gli acchiappafantasmi. Nei fumetti Walter Peck ha il fastidioso incarico diciamo, di controllare le attività dei Ghostbusters che hanno un mandato comunale per quei fantasmi che si manifestano nelle aree pubbliche e che quindi nessuno contatta i Ghostbusters se c'è un fantasma in un parco pubblico perché è di proprietà del comune. È una lettura interessante di quella che è l'attività dei Ghostbusters. Qui si vede che vuole, dopo 40 anni, finalmente chiudere l'attività Ghostbusters e sottolinea quello che ho detto anch'io. Fin dal primo momento, come possono giustificare narrativamente che una minorenne
faccia la Ghostbusters e addirittura appunto sia messa in pericolo in questo modo in quella che dovrebbe essere un'attività commerciale. E infatti questo è proprio lo stesso punto che solleva Walter Peck. Mi piace che questa cosa non sia lasciata al caso, quindi a quanto ho capito semplicemente Phoebe dà una mano all'azienda di famiglia, come fanno molti ragazzi minorenni appunto nelle attività dei genitori, dei nonni eccetera, quindi è una cosa che si fa e appunto viene puntualizzata la pericolosità da Walter Peck. Questo è il punto più importante. Andiamo avanti, siamo a 0:48, finiamo questo trailer e poi vediamo quello internazionale. Non sto tanto a soffermarmi su questo perché lo vediamo meglio nel trailer internazionale. Fa strano che ci sia un pompiere con una divisa così antica. Qua è una... Ghostbusters. Can I tell you something else? What? Buster makes me feel good. Makes me feel good. Heads up. It's all dark and horny at 12 o'clock. Molto bello, molto bello. Ecco, qua vi dico una cosina su Slimer. Allora, partiamo da questo, partiamo dal fondo. Slimer alla fine sancisce, smerdando Trevor, se non sbaglio, il fatto che Trevor è il nuovo Venkman. Lo si era già intuito dal ruolo che aveva nell'altro film, però si sa. Non mi piace la CGI su Slimer, mi ricorda troppo lo Slimer del 2016 che a sua volta mi ricordava quella CGI da Scooby-Doo, quella CGI che abbiamo visto anche in Mercoledì Adams. È una CGI che non mi piace applicata ai Ghostbusters perché rende tutto un po' meno vero, passatemi il termine. Spero che abbiate capito cosa intendo. Invece su tutto il resto, su tutti gli altri fantasmi, adoro tantissimo quella trasparenza che c'era anche nei film dell'84, magari per esigenze di budget, di carenza di effetti speciali, ma che va mantenuta perché quello è l'universo di appartenenza. Invece Slimer mi sembra molto gommoso, non mi piace molto. Chiusa parentesi. Mi piace vedere che in questo piccolo trailer che ci hanno mostrato, si vede che il leone della biblioteca sta ringhiando proprio contro Ray e quello che a quanto ho capito è il suo assistente. Mi dispiace che ci sia questo assistente che sembra un Ray in miniatura, sembra anche un Ray di The Real Ghostbusters in miniatura e non è dato al caso, perché poi ho notato anche un'altra cosa. Mi è un po' dispiaciuto che non abbiano cercato una goth girl, una ragazza gotica di età indefinita, che potrebbe averne 30 come 40, per fare una Kylie Griffin. Sarebbe stato fantastico, dato che lavora per l'occultoteca nei fumetti, sarebbe stato un inside joke per chi li legge, sarebbe stato comunque una citazione per chi ha visto Extreme Ghostbusters, sarebbe stato carino in ogni caso. Invece hanno optato per questo mini Ray, ma va bene così, non si può avere tutto. Appunto, abbiamo visto che tutti i ragazzi, anche Podcast, che ha un ruolo piccolissimo perché manco ha parlato, si è solo visto in una scena corale, sono comunque tutti presenti anche nel sequel. Si è capito dalla scena finale del film scorso che comunque Winston ha messo dei soldi per riaprire l'attività e studiare i Ghostbusters, poi questo lo vediamo nel trailer, diciamo, internazionale.
si è visto qualcos'altro che andiamo un attimino a approfondire con Ray Stantz, che qua mi rifaccio anche a quello che lo stesso Ray ha detto in un'intervista. Ray sarà un pochino un outsider, non dico che sarà stato, come si dice, rinnegato dal resto della squadra, però ha un ruolo che non è del tutto positivo e lo si può intuire dall'altro trailer. Fondamentalmente può essere anche lui indirettamente la causa di questo nemico. Questo nemico, nell'altra trailer reaction, io ho sperato che fosse un nemico dei fumetti, i Dulnas, che appunto ha questo aspetto, è sempre legato a Gozer, però i Dulnas, ha questo aspetto un po' azzurrino, però è più elettrico che ghiacciato, e invece si è rivelato, anche grazie agli spoilerissimi Funko Pop, essere tutt'altro nemico. Innanzitutto le corna, lo abbiamo visto, sono tutte diverse, e poi ha un nome ben preciso che vi dirò dopo la visione del secondo trailer. Il secondo trailer ce lo guardiamo in italiano. Pronti? Via! Chi di noi non ha avuto esperienze e incontri con l'ignoto e l'inspiegabile? Questo è Roberto Pedicini che doppia Ray da quando il doppiatore precedente è venuto a mancare. Per ciò che possedete di posseduto. Questa è la scena interessante. Questa è molto, molto interessante. La vendo per 40. Non ho mai visto niente di simile. Mai. 60. Pausa 027. Allora, Ray sta usando l'occultoteca per fare soldi, sta attirando le persone che portano i loro cimeli posseduti per guadagnare, per un profitto. E questo credo il suo dark path, il suo sentiero oscuro che sta prendendo in questo film. Ed è per questo che dico può essere considerata la causa di questo nemico, perché lui, prendendo la sfera da Kingo, dall'Eternal Kingo, in un certo senso ne causa l'apertura, ne causa la vicinanza con il dispositivo di stoccaggio. Vediamo che lo sta analizzando con il PKE e la sfera inizia a ghiacciare. Per quello dico, potrebbe essere un po' Ray la causa di tutto. Andiamo avanti, via. In tutta la città di New York sono in aumento gli attacchi di fantasmi. Acchiappa fantasmi, cosa vuole? E noi... Tradotto benissimo. Per affrontarli. Benvenuti al nuovo centro di ricerca sul paranormale. Ecco, fermiamoci un secondino per questa cosa, che come ho detto prima c'è un mini Ray all'occultoteca, c'è un mini Egon che cita tantissimo l'Egon della Real Ghostbusters. Abbiamo questo ragazzo con gli occhiali, biondo, con una tuta scura, che ricorda appunto l'Egon dei cartoni animati, che è uno degli scienziati che stanno lavorando al centro di ricerca. Mi piace come Winston Zeddemore abbia finalmente ampliato l'attività e stiano studiando i fantasmi con i fondi che hanno a disposizione, cosa che fin dal primo film gli era stata impedita, prima ancora che diventassero Ghostbusters. Ora, questo ragazzo, che molti di noi sicuramente sperano sia Oscar, il figlio di Dana Barrett, potrebbe essere, dal momento che è biondo, perché no, però potrebbe essere benissimo un nuovo personaggio. Ma questo ragazzo, credo, perché non si vede nella scena corale alla fine, nonostante lo abbiamo visto invece in un'altra scena nel primo trailer con la giaccona rossa dell'inverno, io credo che sarà colui che verrà posseduto dal fantasma principale, dal villain del film, per la scena che vedremo tra poco. Via. Lasciate che i fantasmi girino liberi. Abbiamo passato 40 anni a catturarli, ora li studiamo finalmente. È carino. Sì. Da quando questa sfera è qui, sono successe cose strane. Penso che comandi gli altri spiriti. Cosa cerca di uscire? Molte cose. Potremmo avere a che fare con un intero esercito di fantasmi, così spaventosi da gelare. Il sangue nelle vene. Una vera morte da brivido? Gran bel casino. Quindi, qual è il piano? Siamo a Chiappa Fantasmi. Restiamo e lottiamo per questo posto. Preparati, a
arrostisci tutto quello che fa paura. Una profezia. Vedete, in questa scena causerà la fine del genere. Questo urlo lascia intendere che questo personaggio verrà posseduto. Se notate, in una scena corale alla fine che arriverà adesso, allontanati da lei! Il biondino manca. E non manca nemmeno Ray, che è in divisa. Di conseguenza mi viene da pensare che, nonostante Ray stia facendo questo percorso oscuro che lo ha portato a fare il less gold dei cimeli occulti, si sia comunque unito alla squadra per aiutare. Così come, pensavo lo facessero vedere anche nel secondo trailer, così come Venkman, che fa un'entrata fantastica dal portone principale, subito facendo osservazione sul fatto che anche Janine è in uniforme. Mi piace il termine che usi... il fatto che usi il termine uniforme. Mi è piaciuta tantissimo questa entrata di Venkman. Ho visto Bill Murray molto più nella parte in questi pochi secondi rispetto ai pochi secondi che ha avuto in Legacy. Mi piace vedere finalmente tornato Peter Venkman e non Bill Murray vestito da Ghostbuster, che c'è una leggerissima differenza di voglia di interpretazione. Non mi piace tantissimo il doppiatore di Winston, ma vabbè, pazienza, che vedevo di. Per quanto riguarda invece il personaggio di Gruberson, ovvero quello di Paul Rudd, l'ho già detto nella reaction al primo trailer, qua lo ribadisco, a parte che non mi piace che abbia l'aspetto di Paul Rudd, quando nel primo film aveva il capello lungo e la barba, potevano mantenerlo per differenziarlo un po' dall'altro personaggio iconico della cultura pop di questi anni, affibbiato alla faccia di Paul Rudd, ovvero Ant-Man, ma soprattutto anche l'interpretazione di Paul Rudd ricorda troppo quella di Scott Lang. E so che Paul Rudd è fatto così, lo so che è lui, però mi sarebbe piaciuto che fosse un po' meno coglione, è comunque un geologo, è un professore. Tutte queste battutine che si sono viste nel primo trailer, quando lui cita la... testualmente la canzone dei Ghostbusters, if there's something weird, if there's something strange, who you gonna call? E poi dice Bustin' make me feel good, come fa lui. Mi è scaduto proprio in quell'umorismo da Ghostbusters 2016 che spero non permei tutte le scene con Paul Rudd. Mi dispiacerebbe proprio. Poi... per carità, so che Paul Rudd non è la vera nuova generazione di Ghostbusters, è solo il volto famoso che porta al cinema, perché comunque Paul Rudd ha 50 anni, quindi è molto più vecchio di Murray e Company quando fecero i primi due Ghostbusters, che erano tra i 33 e i 40, però si sa che le vere nuove generazioni, le vere nuove leve di Ghostbusters saranno appunto Trevor, Phoebe e compagnia bella, e quindi... da quel punto di vista non ci sono problemi sul futuro del franchise. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Prima di andare via vi rivelo il nome del villain del film. Il villain non si chiama appunto Idulnas, quindi è un nuovo villain, si chiama Garraka o Garraka, non so dove cada l'accento, vediamo come lo pronunceranno gli americani e soprattutto i doppiatori italiani. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo villain, del fatto che non sia legato finalmente a Gozer, come tra l'altro non lo era Vigo, quindi assolutamente. Fatemi sapere se preferireste vedere qualche citazione agli altri film, come appunto la presenza di Oscar, di Biondino, che potrebbe essere Oscar, sarebbe molto figo, gratuito, ma sarebbe molto figo, o se preferite che ci si distacchi completamente la saga. Scrivetemi qua sotto nei commenti, io come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine di questa reazione doppia a due trailer, e vi dico arrivederci al prossimo video.